Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastube Drums. Nel video di oggi parliamo di fill, parliamo di quei fill che vi mettete in tasca. Si dice fill in the pocket, nel senso fill che prendete, studiate, provate e potete subito utilizzare all'interno della vostra musica, all'interno dei brani che più vi piacciono, all'interno dei brani che avete fatto con la vostra band, eccetera, eccetera. Per farlo oggi vado a farvi vedere una lezione completa presa dal mio nuovo corso Guida Pratica ai Brani Rock, che è un corso, vi ricordo, in offerta lancio al 30% di sconto solamente fino al 15 luglio alle 23, quindi per chi vede il video all'uscita solamente fino a domani, cioè solo fino a domani per poter approfittare dello sconto, poi il prezzo del corso andrà a prezzo pieno. E quindi appunto vi ho detto, parliamo di fill che si possono utilizzare subito. Senza problema, li studiate, sono anche semplici, capirete il perché, ma super efficaci e li potrete utilizzare subito. Quindi mando la sigla per prima cosa, vi dico due cosette proprio e poi ci addentriamo all'interno di Guida Pratica ai Brani Rock. Addentriamoci direttamente all'interno del corso. Come potete vedere, questo è il corso completo, si parte di qua e poi ci sono 39 lezioni per un totale di 9 ore di video e un PDF di più di 100 pagine con tutte quante le trascrizioni. Quello che voglio andare a farvi vedere oggi, la lezione di oggi, è questa qua, fill con gruppi dispari. Quindi dei fill dove andiamo a suonare i sedicesimi, sono dei fill brevi, perché poi i fill brevi in realtà sono quelli più utilizzati, soprattutto all'interno del rock, ma con gruppi dispari. Cosa vuol dire? Vuol dire che creiamo dei fill non normalissimi, ma sempre semplici, ma un filo più interessanti, anzi un bel po' più interessanti. Quindi direi di partire subito, vi lascio direttamente con il Luca di Guida Pratica ai Brani Rock che vi spiega tutto quanto e poi ovviamente dopo avervi spiegato tutto quanto vi suona una canzone per mettere in pratica subito i fill, perché questo, come vi ho detto, è il punto principale di Guida Pratica ai Brani Rock. Ci esercitiamo, impariamo cose e poi quelle cose le andiamo ad applicare subito alla musica. Vai Luca! Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questa nuova lezione in cui andiamo a continuare il viaggio con i fill brevi sul brano in stile Ozzy Osbourne, in stile Crazy Train. Allora, in questi fill facciamo un attimo un passo avanti, aumentiamo un po' l'asticella delle difficoltà, perché allora vi ricordo, facciamo un piccolo recapino delle ritmiche. Ritmiche con 4 sedicesimi da suonare sulla quarta pulsazione della battuta, da cominciare sulla quarta pulsazione della battuta. Ritmiche fill con ritmica con 6 sedicesimi da suonare sulla end del 3, quindi sul levare del 3, da cominciare sul levare del 3 della battuta, e infine ritmica con 8 sedicesimi da cominciare sul 3 preciso della battuta. Nella lezione precedente abbiamo visto come splittare, come dividere i colpi in modo pari, in modo tale da sommare 2 più 2 fa 4, quindi ci stanno 4 sedicesimi, 2 più 4 fa 6, quindi ci stanno 6 sedicesimi e così via. In realtà però i numeri non sono solamente pari, ma esistono anche dei numeri dispari nella vita, quindi perché non utilizzarli e soprattutto perché non utilizzarli quando con i numeri dispari possiamo andare a creare qualcosa di ancora più interessante, qualcosa di più creativo e musicale? Li ho lasciati dopo perché sono un po' più difficili, perché noi possiamo andare a inserire qualsiasi tipologia di numero purché appunto la somma faccia il numero di colpi che ci servono nella ritmica. Io ad esempio, per quanto riguarda la ritmica con 4 sedicesimi, posso andare ad esempio a suonare dei fill con un colpo, che è un numero dispari, un colpo e due colpi. Ad esempio, se io vado a suonare rullante, la mia ritmica principale è, se io adesso vado a fare un colpo rullante, un colpo tom, due colpi timpano, sono sempre sedicesimi, la mia ritmica è giusta, ma stavolta facciamolo più lento.
ta 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 ti tu tu. È la stessa cosa come tempo, ma come suono completamente diverso. Quindi in questo caso ho inserito due numeri dispari e un numero pari. Poi non pensate più a pari e dispari, ma comunque 1 più 1 più 2 fa 4. Volendo anche 1 più 3 fa 4, che potrebbe essere, ad esempio, un colpo di timpano e tre colpi di ululante. Mi raccomando, attenzione sempre con questa ritmica a partire sul 4. Se abbiamo la ritmica con 6 note, faccio sempre fatica a fare sto 6, invece possiamo sbizzarrirci un filo di più, perché possiamo ad esempio fare 3 più 3. 2, 3, 4, 1, 2, 3... Oppure possiamo fare 3, 1, 2, 3 più 1, 4 più 2, 6. 3, 1, 2. Non per forza partire sempre dal rullante, volendo partire anche dal tom. In questo caso ho fatto 4, 1, 1. Vedete che alla fine sono tutti fill con una sonorità diversa, ma alla fine van bene perché sono sempre 6 colpi. Per quanto riguarda invece gli 8 colpi come ritmica, ho detto fino adesso non me lo ricordavo più, ma appunto anche qua abbiamo la possibilità di utilizzare qualsiasi tipologia di numero purché la somma sia 8. Anche ad esempio 5 più 1 più 2 fa 8. 3, 4, 1, 2. Quindi fatevi un po' di conti in pratica e capite quali sono le possibilità di fill. Quindi appunto è molto semplice perché pensate al gruppo di note che volete spostare, ricordatevi che se partite sul rullante ad esempio con un numero dispari, poi il blocco diciamo di note dopo sarà sicuramente comincerà con la vostra mano debole. Se io faccio 3 più 3, vedete, suono 3 colpi e poi successivamente devo andare a suonare con la mia mano debole il primo colpo. Quindi attenzione a questa cosa qua perché è un po' strana, però per il resto all'inizio fateli lentamente, molto tranquillamente, con e senza metronomo, e successivamente provate a suonarlo con la canzone. Io adesso vi suonerò sempre il loop della canzone con 16 battute suonate con i fill con la ritmica a 4 colpi, 16 battute suonate con la ritmica di fill a 6 colpi, 16 battute suonate con la ritmica dei fill a 8 sedicesimi. Quindi ogni 4 battute vado a fare un fill, avete tutto trascritto, prendete un po' di spunti e poi fatevi i vostri film. We'll be right back.
Quindi, molto bene. Allora, abbiamo terminato anche questa parte di film. Mi raccomando, come vi ho detto, ci sono le trascrizioni dei film. Prendete spunto, ma poi non fermatevi lì. Mi raccomando, andate a creare dei vostri nuovi film, prendendo spunto tranquillamente di qua, ma poi andando a crearvi anche una vostra musicalità, un vostro vocabolario di film. Quello che voglio fare adesso è suonarvi ancora una volta il pezzo ispirato a Crazy Train di Ozzy Osbourne e inserendovi anche una cosina in più che volevo dirvi, ma prima non mi sembrava il caso di aggiungere ancora cose. Non riguarda i film, riguarda l'intro della canzone. Sapete che questo è giusto uno spin-off, ma sapete che ho fatto questo, no? Vorrei che cominciaste a spostare anche un po' questo, non come ritmica, la ritmica rimane uguale, ma come posizione dei colpi. Questo può diventare questo, può diventare questo. Quindi cominciate a spostarlo un po'. Adesso ve la suono ancora un'ultima volta. Molto bene, quindi come avete visto, spero vi sia piaciuta questa nuova, questo nuovo playing della canzone. Se mettiamo comunque a paragone quello che vi ho suonato all'inizio di questo capitolo con questo che vi ho suonato adesso, è completamente diverso. Quindi ho utilizzato dei fill a mio piacimento, abbastanza semplici e molto brevi, devo dire. Il fill con 8 sedicesimi non l'ho mai usato perché, soprattutto a questa velocità, preferisco usare quelli a 6 o 4 sedicesimi. E in più, sugli obbligati, avete visto come ho spostato un po', senza fare chissà cosa. Però, intanto, gli ha dato un pochettino di anima in più e un po' è diventato un po' più frizzante. Quindi, con questo, chiudo qua questa lezione, ma ci vediamo nella prossima. Ciao! Ok, molto bene. Quindi, come avete visto, c'è tanta roba, questa lezione durava circa 12 minuti, ma c'è già un bel po' di carne al fuoco, tutta roba fattibile in realtà, perché basta mettersi lì e chiunque può riuscire a creare questi film, ma sono film che comunque non sono il solito fine, ma sono film più musicali, più belli da sentire e anche più belli da suonare, proprio perché si sente che danno qualcosa in più alla musica. Quindi, con questo, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi ricordo che qui sotto in descrizione avete il link per accedere alla pagina di guida pratica di Brani Rock, dove avete tutte le informazioni, dove potete acquistare, dove potete vedere i contenuti gratuiti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, link qui sotto. Io vi chiedo nei commenti appunto di dirmi cosa ne pensate di questa lezione, se vi è piaciuta, se vi ha dato spunti aggiuntivi, e noi ci vediamo al prossimo video o ci vediamo all'interno di Guida Pratica Brani Rock. Ciao!